Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico. Questa puntatona dal colore di retro computing parleremo di Raspberry e d'Amiga, ed in particolar modo della Lamy Berry. Lamy Berry è praticamente un emulatore dell'Amiga per CPU ARM e praticamente porta il livello della emulazione dell'Amiga a livelli elevatissimi. È possibile emulare in modo potente e veloce un Amiga 500, un Amiga 1200, il CD32 e quant'altro. Lamy Berry è un progetto open source in cui è stato costruito un emulatore dell'Amiga per il Raspberry Pi. È possibile praticamente comprare un Raspberry e poi installarci praticamente un emulatore dell'Amiga, trasformando quindi il computerino come praticamente un clone di un'Amiga. Ovviamente sopra il Raspberry è necessario mettere una distro di Linux, quindi una RetroPie, DHP, una Mibian o altre distribuzioni che possono andare sul Raspberry. Lamy Berry è veloce, è piccolo, è potente, è molto flessibile. Infatti l'immagine del Lamy Berry è appena di 500 mega e può praticamente stare comodamente parcheggiato su una cartuccina da 1 giga. Di conseguenza rimane tantissimo spazio. È molto potente perché Lamy Berry gira tranquillamente, perfettamente bene sulle distro Linux che vi ho detto appena sopra e con il supporto ovviamente delle USB, in cui quindi è sufficiente agganciarci al Raspberry un mouse e una tastiera USB per utilizzare praticamente le tastiere, quindi per emulare le tastiere Amiga. È flessibile perché di fatto è un emulatore che gira sopra il sistema operativo Linux e di conseguenza sopra l'emulatore poi ci girano praticamente l'Amiga OS e quant'altro. Veramente un bel progettino. Io vi lascio praticamente il link in descrizione, ricordandovi che per trasformare un Raspberry in un Amiga è necessario un Raspberry Pi o comunque qualsiasi altro tipo di computer che supporti CPU ARM. Inoltre è necessaria una connessione a internet, quindi tramite presa Ethernet oppure con dei wifi con un adattatore wifi. Questo è necessario perché appunto si deve andare a installare il software ovviamente dell'Lamy Berry. È veramente veramente un bello oggettino e chissà che un domani una cosa del genere non possa trasformarsi in un clone dell'Amiga, quindi in un grosso scatolotto a forma di Amiga con dentro solo un Raspberry e con sopra una distro di Linux e l'emulatore Amiga. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.